Guarigione improvvisa. Quando domenica 11 aprile scrissi una lettera a Don Sopoczko, all'improvviso la mia salute peggiorò totalmente e non inviai la lettera, ma attesi che la volontà di Dio fosse evidente. La salute però si aggravò talmente che dovetti mettermi a letto. La tosse mi tormentava in modo così straziante che pensavo che se si fosse ripetuta ancora un paio di volte sarebbe stata certamente la fine. Il 14 aprile mi sentivo così male che a stento mi alzai per la Santa Messa. Mi sentivo peggio di quando ero stata inviata a curarmi. Avevo un forte rantolo ed un respiro rumoroso nei polmoni, anche degli strani dolori. Ricevuta la Santa Comunione, io stessa non so bene il perché, o meglio, che cosa mi spingeva a questa preghiera. Cominciai a pregare in questo modo. Gesù, il tuo sangue puro e sano circoli nel mio organismo malato, e il tuo corpo puro e sano trasformi il mio corpo malato, e pulsi in me una vita sana e forte, se è la tua santa volontà che io dia inizio all'opera. Questo sarà per me il segno evidente della tua santa volontà. Dopo che io ebbi pregato così, provai come uno strappo in tutto l'organismo e all'improvviso mi sentii completamente sana. Ho il respiro limpido, come se non fossi mai stata malata ai polmoni. E non sento dolore. E questo per me è il segno che debbo accingermi all'opera. E questo avvenne nell'ultimo giorno della novena, la novena che avevo fatto allo Spirito Santo. Dopo questa guarigione, venni unita tutto a un tratto a Gesù, in modo puramente spirituale. Gesù mi diede una salda convinzione, cioè mi confermò in queste richieste. In tale contatto speciale con Gesù, rimasi un giorno intero. Parlai di particolari che riguardavano la congregazione. Gesù riversò nella mia anima la forza ed il coraggio per l'azione. Ora comprendo che il Signore, se vuole qualcosa da un'anima, le dà la possibilità di eseguirla. Con la grazia la rende idonea a compiere ciò che vuole da lei. E quindi anche se si trattasse dell'anima più misera, può, per ordine del Signore, intraprendere cose che oltrepassano la sua comprensione. Poiché questo è il segno dal quale si può conoscere che il Signore è con quell'anima, se in essa si rivela la forza ed il vigore di Dio, che rende l'anima coraggiosa e forte. In quanto a me, in un primo istante, mi spavento sempre un po' per la grandezza del Signore. Ma poi entra nella mia anima una pace profonda che nulla può turbare, una forza interiore per quello che in un dato momento il Signore vuole. Udii anche queste parole. Va, di alla superiora che sei guarita. Per quanto tempo sarò in buona salute non lo so e né lo domando. So soltanto che attualmente io godo buona salute. Il futuro non mi appartiene. Ho chiesto la salute come attestazione della volontà di Dio e non per cercare sollievo nella sofferenza. 16 aprile 1937. Oggi, quando la maestà di Dio si è impossessata di me, la mia anima è venuta a sapere che il Signore, sebbene sia tanto grande, ha una predilezione per le anime piccole ed umili. Quanto più profondamente un'anima si umilia, tanto più amabilmente il Signore le si avvicina, e unendosi strettamente a lei, l'innalza fino al suo trono. Felice l'anima che il Signore stesso difende. Ho conosciuto che solo l'amore ha valore. L'amore è una cosa grande. Nulla, nessuna opera, può paragonarsi ad un atto di puro amore di Dio. O Gesù, proteggimi con la tua misericordia, e inoltre giudicami con bontà, altrimenti la tua giustizia può a buon diritto condannarmi. Oggi a lezione di catechismo ho avuto conferma di una cosa che per comprensione interiore avevo conosciuto, da tempo sperimentato. E precisamente, se un'anima ama sinceramente Dio ed è unita a Lui interiormente, benché all'esterno viva in condizioni difficili, nulla è in grado di vincolarne la vita interiore. Anche in mezzo alla corruzione può essere pura ed intatta.
poiché il grande amore di Dio le dà la forza per la lotta. E Dio stesso difende in modo particolare, anche in maniera miracolosa, l'anima che lo ama sinceramente. Quando Iddio, un certo giorno, mi fece conoscere interiormente che non avevo mai perso l'innocenza, e questo nonostante i vari pericoli nei quali mi ero trovata, e che egli stesso mi aveva protetta, affinché la verginità della mia anima e del mio cuore rimanesse intatta, quel giorno lo passai in un interiore e fervente ringraziamento. Ringraziai Dio che si era degnato di difendermi dal male, e anche perché avevo trovato grazia ai suoi occhi. Si era degnato egli stesso di assicurarmi di questo. Alcuni anni dopo si degnò confermarmi in essa, e da allora non provo più la ribellione dei sensi contro l'anima. L'ho scritto più esattamente in un altro quaderno. Ogni volta che mi ricordo di questa grazia inconcepibile, una nuova fiamma d'amore e di riconoscenza esplode dal mio cuore. E questo amore mi conduce a dimenticarmi completamente di me stessa. Da quei giorni vivo sotto il manto virginale della Madonna. Essa mi custodisce, essa mi ammaestra. Sono tranquilla accanto al suo cuore immacolato, perché io sono debole ed inesperta, e per questo lei mi stringe come una bimba. Nonostante che Dio mi abbia confermato in questa virtù, vigilo continuamente. Ho paura perfino della mia ombra. E ciò soltanto perché amo molto Dio. Questa grazia divina mi è stata data solo perché ero la più debole fra gli esseri umani. Per questo l'Onnipotente mi ha circondata con la sua particolare misericordia. 24 aprile. Ogni maggior grazia la sento prima. Mi prende una strana nostalgia, un gran desiderio di Dio. E l'aspetto. E più la grazia è grande, tanto maggiore è la mia sensazione e maggiore lo scontro che ho con l'avversario della mia salvezza. Qui devo usare un paragone. Talvolta la mia anima si trova nella medesima condizione di due amici sinceri, uno dei quali prepara un gran banchetto al quale ha invitato il suo amico. Il primo gioisce e l'altro pure gioisce, ma il banchetto avviene all'ora fissata. E perciò i momenti prima della grazia sono così agitati che mi è difficile descriverli. Li caratterizza una dolorosa nostalgia e l'ardore dell'amore. Sento che il Signore è là, ma non posso immergermi totalmente in Lui, perché non è l'ora stabilita. Qualche volta prima della grazia sono completamente priva di tutto, mente, volontà e cuore. Rimango sola, in attesa di Dio solo. È Lui che provoca questo in me prima della sua venuta. 23 aprile 1937. Oggi ho iniziato un ritiro di 3 giorni. Verso sera ho udito nell'anima queste parole. Figlia mia, sappi che ti parlerò in modo particolare, per mezzo di questo sacerdote, affinché non ti faccia prendere da dubbi per quanto riguarda le mie richieste. Subito, fin dalla prima meditazione, le parole del sacerdote colpirono la mia anima. Esse sono le seguenti. Non mi è lecito oppormi alla volontà di Dio e ai suoi desideri, qualunque essi siano. Appena sono convinta della certezza, dell'autenticità della volontà di Dio, devo eseguirla. Da questo nessuno mi può esonerare. Qualunque sia questa volontà di Dio, appena l'ho conosciuta, debbo compierla. Questo è soltanto un piccolissimo riassunto, ma questa riflessione mi è rimasta impressa nell'anima, nella sua totalità, non ho il minimo dubbio. Io so quello che vuole Dio da me. So quello che debbo fare. Nella vita ci sono degli attimi, dei momenti di conoscenze interiori, cioè di illuminazioni inviate da Dio, durante le quali l'anima viene istruita su cose che non ha letto in alcun libro, né le sono state insegnate da alcun uomo. Sono i momenti delle conoscenze interiori, che Dio stesso elargisce all'anima. E si tratta di grandi misteri.
Spesso ottengo luce e conoscenza della vita intima di Dio, della sua intima disposizione, e questo mi riempie di una fiducia e di una gioia indicibili. Non riesco a contenerli in me. Desidero sciogliermi in Lui. L'essenza dell'amore è il sacrificio e la sofferenza. La verità cammina con una corona di spine. La preghiera riguarda l'intelletto, la volontà e il sentimento. Oggi c'è stata una bella predica sulla misericordia di Dio e sulla bontà di Dio. Durante tale conferenza la mia anima ha provato l'ardore dell'amore di Dio e ho compreso che la parola di Dio è viva. I propositi particolari rimangono gli stessi: l'unione con Cristo e il silenzio. Il fioretto che depongo ai piedi della Madonna per il mese di maggio è quello di esercitarmi nella mitezza. Una virtù senza prudenza non è una virtù. Dobbiamo pregare spesso lo Spirito Santo per ottenere la grazia della prudenza. La prudenza si compone di riflessione, ragionevole considerazione e fermo proposito. L'ultima decisione appartiene sempre a noi. Noi dobbiamo decidere, possiamo e dobbiamo consigliarci a tingere lumi. Oggi durante la meditazione, Iddio mi ha dato un'illuminazione interiore. Mi ha fatto comprendere la santità, in che cosa consiste. Sebbene questo l'abbia sentito parecchie volte in varie conferenze, tuttavia l'anima lo comprende in maniera diversa, attraverso la luce di Dio che la illumina. Né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono a lei elargito, la rendono perfetta. Ma l'unione intima della mia anima con Dio. Questi doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità, la mia perfezione, consiste in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio. Il Signore non fa mai violenza alla nostra libera volontà. Dipende da noi se vogliamo accogliere la grazia di Dio oppure no, se collaboreremo con essa oppure se la sprecheremo. Nell'ultima predica serale, in preparazione alla rinnovazione dei voti, il Padre ha parlato della felicità che deriva dai tre voti e della ricompensa per la loro fedele osservanza. Tutto a un tratto la mia anima è stata immersa in grandi tenebre interiori. Invece che di gioia, la mia anima era piena d'amarezza. Il cuore veniva trafitto da un dolore acuto. Mi sentivo tanto misera, tanto indegna di questa grazia. Nella consapevolezza di tale miseria ed indegnità, non avrei osato nemmeno avvicinarmi ai piedi della più giovane delle postulanti per baciarli. Le vedevo in spirito belle e care a Dio, e vedevo me stessa come un abisso di miseria. Terminata la predica, fra le lacrime e le sofferenze, mi gettai ai piedi di Dio nascosto. Mi gettai nel mare dell'infinita misericordia di Dio. E solo lì trovai sollievo. Sentii che tutta l'onnipotenza della sua misericordia mi abbracciava. Rinnovazione dei voti. Subito, appena mi sono svegliata, la presenza di Dio mi ha investita. Mi sento come una bimba di Dio. L'amore di Dio ha inondato la mia anima, mi ha fatto comprendere che tutto dipende dalla sua volontà. Mi ha detto queste parole. Desidero concedere la remissione totale alle anime che si accostano alla confessione e alla Santa Comunione nel giorno della festa della mia misericordia. Figlia mia, non aver paura di nulla. Io sono sempre con te, anche se ti sembra che io non ci sia. Il tuo abbassarti mi attira dal mio alto trono, mi attira ad unirmi strettamente a te. 29 aprile 1937. Il Signore mi ha fatto conoscere le discussioni che si sono svolte in Vaticano su questa festa.
Il dignitario Pacelli se ne è occupato parecchio. Oggi la rinnovazione, cioè l'emissione dei voti e la cerimonia solenne. Mentre le suore pronunciavano i voti, ho udito gli angeli cantare. Santo, santo, in vari toni. Nessuno può esprimere con termini umani l'armonia del canto. Nel pomeriggio ho parlato con la mia amata maestra, Madre Maria Giuseppina. Abbiamo fatto il giro dell'orto e, sebbene per sommi capi, le ho parlato. È sempre la stessa quella cara maestra, benché non sia più maestra ma superiora, e io abbia fatto i voti 10 anni fa. Mi ha detto che un'anima consacrata non può vivere senza croce. Mi ha svelato certe sofferenze che aveva avuto a Varsavia, benché non gliene avessi mai parlato. Mi si sono presentate evidenti davanti agli occhi dell'anima tutte le grazie che avevo ricevuto in noviziato. Quanta riconoscenza ho per lei. Una volta che la mia anima era immersa nelle tenebre, mi sembrava di essere dannata, essa in forza dell'obbedienza mi aveva strappata da quell'abisso. Spesso la mia anima è offuscata a causa della sofferenza, ma nessun essere umano riesce a comprendere queste mie tribolazioni. 1 maggio 1937. Oggi ho sentito la vicinanza della mia mamma, la Madre Celeste. Prima di ogni Santa Comunione prego fervorosamente la Madonna perché mi aiuti a preparare la mia anima a ricevere il Figlio suo e sento chiaramente la sua protezione su di me. La prego molto affinché si degni di accendere in me quel fuoco di amor divino che ardeva nel suo cuore virginale al momento dell'incarnazione del Verbo di Dio. Sono andata per un momento dalla Madre Generale. Le ho domandato: cara madre, ha avuto qualche ispirazione in merito alla faccenda della mia uscita dal convento? La Madre Generale mi ha risposto: finora sorella l'ho sempre trattenuta, ma ora la lascio libera. Se vuole sorella può lasciare la congregazione o se vuole può restare. Le ho risposto che andava bene. Pensavo che avrei scritto subito al Santo Padre per la dispensa dei voti. Appena uscita però dall'incontro con la Madre Generale, delle strane tenebre sono scese sulla mia anima, come era già avvenuto in precedenza. È un fatto curioso che ogni volta che chiedo di uscire, la mia anima viene avvolta da queste tenebre, mi sento come se fossi abbandonata a me stessa. Dato che ero in quell'angoscia spirituale, decisi di andare subito dalla Madre e dirle il mio strano tormento, la mia lotta. La Madre mi rispose: questa sua uscita è una tentazione. Dopo un momento di colloquio mi sentii sollevata, tuttavia le tenebre duravano ancora. Questa misericordia di Dio è bella. Deve essere un'opera di Dio veramente grande, se Satana si oppone in questo modo e vuole annientarla. Queste sono le parole della cara Madre Generale. Il mio tormento nessuno lo immagina, né lo comprende, né io sono in grado di descriverlo, né vi può essere una sofferenza più grande di questa. I tormenti dei martiri non sono maggiori, poiché la morte in questi momenti per me sarebbe un sollievo. Non so a cosa paragonare questa tribolazione, questa agonia dell'anima senza fine. Proprio non lo so. 5 maggio 1937. Oggi, quando nella Santa Confessione ho svelato parte della mia anima, dato che mi era venuto il pensiero che forse questa è proprio una tentazione, poiché nel momento in cui chiedo di essere liberata dalla congregazione, provo tali acute sofferenze e tenebre. Il confessore mi ha risposto che forse non è il momento stabilito da Dio. Bisogna pregare, attendere pazientemente. Ma che l'attendono grandi sofferenze, questo è vero. Avrà da sopportare molte sofferenze, da superare molte difficoltà. Questo è sicuro. Sarebbe meglio attendere ancora e pregare molto per ottenere una conoscenza più approfondita e la luce divina. Queste sono cose grandi.
Oh mio Dio, in questi momenti difficili non ho il mio direttore spirituale, è partito per Roma. Oh Gesù, dato che me l'hai tolto, guidami tu stesso, poiché tu sai quello che posso sopportare. Io credo fermamente che Dio non può assegnarmi più di quello che posso sopportare. Confido nella sua misericordia. Nei momenti in cui sono fra cielo e terra, taccio, poiché anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose, delle quali ora non parlo. Quando sono andata nell'orto, ho visto che tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore emanano un profumo inebriante. Tutto vibra di gioia, gli uccellini cantano cinguettando in continuazione, adorano il Dio. Mi dicono, rallegrati e gioisci, Sor Faustina. Ma l'anima mia è nelle tenebre e nell'angoscia. La mia anima è così sensibile al sussurro della grazia. Sa parlare a tutto ciò che è creato e che mi circonda. E so perché Dio ha abbellito così la terra. Ma il mio cuore non può rallegrarsi, poiché il mio diletto si è nascosto a me. E non riposerò finché non ti ritrovo. Non riesco a vivere senza Dio. Ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché Egli basti a se stesso nella maniera assoluta. 6 maggio 1937. L'ascensione delle Signore. Fin dal primo mattino la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento sono stata a stretto contatto col Padre Celeste. La mia anima è stata attirata nell'ardore stesso dell'amore. Ho capito che nessun'opera esterna può paragonarsi col puro amore di Dio. Ho visto la gloria del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità divina. Quando sono rientrata in me, la nostalgia mi ha inondato l'anima. Anelo ad unirmi a Dio. Si è impossessato di me un amore così grande per il Padre Celeste, che ritengo questo giorno un'ininterrotta estasi d'amore. L'universo intero mi è sembrato una minuscola gocciolina di fronte a Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra di amarmi in modo particolare. Questa convinzione interiore, nella quale Dio conferma il suo amore verso di me e quanto gli è gradita la mia anima, immette nel mio spirito un abisso di serenità. In questo giorno non ho potuto prendere alcun cibo. Mi sono sentita saziata dall'amore. O Dio di grande misericordia, che ti sei degnato inviarci il tuo Figlio unigenito come la più grande dimostrazione di amore e di misericordia senza limiti. Tu non respingi i peccatori, ma hai aperto anche a loro il tesoro della tua infinita misericordia, al quale possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ma ogni santità alla quale l'anima può giungere. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno potrà giustificarsi davanti a te se non l'accompagnerà la tua insondabile misericordia. Quando ci rivelerai il mistero della tua misericordia, l'eternità non sarà sufficiente per ringraziarti per essa adeguatamente. Com'è dolce avere nel fondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci ordina di credere. Quando la mia anima è immersa nell'amore, risolvo in modo chiaro e sollecito le questioni maggiormente intricate. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi, attraverso le cime dei monti. L'amore. E ancora una volta l'amore. Alle volte tenebre strane invadono la mia mente. Contrariamente alle mie ispirazioni, sono immersa nel nulla. Dopo che è già passato un mese da quando godo buona salute, mi è venuto un pensiero. Non so se al Signore piaccia di più che lo serva nella malattia
o nella buona salute. Così ho detto al Signore: Gesù, fa di me quello che ti piace. E Gesù mi ha riportato allo stato di prima. Com'è dolce vivere in convento fra le consorelle. Ma non bisogna dimenticare che questi angeli hanno un corpo umano. Un certo momento vidi Satana cercava in fretta qualcuno fra le suore, ma non la trovava. Ebbi in animo l'ispirazione di ordinargli, nel nome di Dio, di dirmi che cosa cercava fra le suore. A malincuore confessò: «Cerco le anime in Fingarde». Quando gli ordinai nuovamente, nel nome di Dio, che mi dicesse quali erano in convento le anime alle quali aveva accesso più facilmente, mi dichiarò di nuovo malvolentieri che erano le anime pigre ed infingarde. Osservai che al presente non c'erano in casa anime di quel genere. Si rallegrino le anime affaticate ed esauste. 22 maggio 1937. Oggi è un caldo così soffocante che è difficile sopportarlo. Desideriamo la pioggia, ma la pioggia non viene. Da alcuni giorni il cielo si rannuvola, ma la pioggia proprio non riesce a cadere. Quando ho osservato le piante assetate di pioggia, ho provato compassione. Ho deciso fra me di recitare la coroncina fino a quando Dio avesse mandato la pioggia. Dopo la merenda, il cielo si è coperto di nuvole, una fitta pioggia è caduta sulla terra. Avevo recitato quella preghiera per 3 ore senza interruzione. E così il Signore mi ha fatto conoscere che con questa preghiera si può ottenere tutto. 23 maggio, il giorno della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa sono stata improvvisamente unita alla Santissima Trinità. Ho conosciuto la Sua Maestà, la Sua grandezza. Sono stata unita con le tre persone. Quando ero unita ad una di queste adorabili persone, contemporaneamente ero unita alle altre due persone. La felicità e la gioia che si è comunicata alla mia anima è indescrivibile. Mi dispiace che non posso descrivere a parole una cosa per la quale non ci sono parole. Ho udito queste parole: «Di alla Superiora Generale che conti su di te, come sulla figlia più fedele dell'ordine». Dopo queste parole ho compreso interiormente che cos'è tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Grande ed insondabile è la Sua Maestà. Il fatto che si abbassa così verso di noi con amabilità è per l'abisso della Sua misericordia. Tutto ha un termine in questa valle di lacrime. Finiranno le lacrime e cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà: l'amore per te, Signore. Tutto ha un termine in questo esilio: le prove, il deserto dell'anima. E anche se l'anima rimanesse sempre in agonia, se ha Dio accanto a sé, nulla la turba. 27 maggio 1937, il Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole: «Figlia mia, il tuo cuore si riempia di gioia. Io, il Signore, sono con te. Non avere paura di nulla, sei nel mio cuore». In quel momento ho conosciuto la grande maestà di Dio. Ho compreso che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esterna scompare come polvere di fronte ad un unico atto di conoscenza più profonda di Dio. Il Signore ha versato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai può turbarmela. Nonostante tutto quello che avviene attorno a me, non perdo per questo nemmeno per un istante la tranquillità. Anche se crollasse il mondo intero, pure questo non sarebbe in grado di turbare la profondità del mio raccoglimento interiore, nel quale riposa Dio. Tutti gli avvenimenti, le cose più svariate che avvengono, sono sotto i Suoi piedi. Questa conoscenza più approfondita di Dio mi dà una totale libertà, la libertà dello spirito.
e nulla mi può impedire di unirmi strettamente a Lui. Nemmeno le potenze angeliche sono in grado di farlo. Sento che sono grande quando sono unita a Dio. Quale felicità avere la consapevolezza che Dio è nel proprio cuore e vivere in stretta intimità con Lui. Quando giunse da noi la processione proveniente da Boreche e lo portarono per riporlo nella nostra cappella, sentii una voce provenire dall'ostia. Qui è il mio riposo. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che fra non molto qui ci sarà un momento solenne, in questo luogo. Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore. Nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie. La grandezza di Dio inonda la mia anima. Annego in Lui, scompaio, mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui. 30 maggio. Oggi agonizzo per Dio. La nostalgia si è impossessata di tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? La mia anima angosciata non trova sostegno da nessuna parte, solo in Te, ostia vivente. Nel Tuo cuore misericordioso, tutta la mia fiducia. Attendo pazientemente una Tua parola, Signore. Quale dolore prova il mio cuore quando servo una suora che non ha spirito religioso? Come si può piacere a Dio quando la superbia e l'amor proprio esplodono e vengono coperti col pretesto che ci si preoccupa della gloria di Dio, mentre in realtà si tratta della propria gloria? Quando vedo questo, la cosa mi dà molto dolore. Come può una simile anima unirsi strettamente a Dio? Non è nemmeno il caso di parlare di unione col Signore. 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. Nel primo altare è uscito un fuoco dall'ostia santa, mi ha trapassato il cuore e ho udito la voce. Qui è il mio riposo. Una fiamma si è accesa nel mio cuore. Sentivo che venivo trasformata completamente in Lui. Verso sera mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco. Tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non dà libertà all'anima, ma stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a Te. Tutto il resto mi stanca. Come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che ho nel mio intimo. Mi comprendi solo Tu, che sei nascosto nel mio cuore, che sei eternamente vivo. 4 giugno. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho conosciuto il cuore di Gesù, di che fuoco d'amore arde verso di noi. È un mare di misericordia. Improvvisamente ho udito questa voce. Apostola della mia misericordia, annuncia al mondo intero questa mia insondabile misericordia. Non stancarti per le difficoltà che incontri nel diffondere la mia misericordia. Queste difficoltà che ti colpiscono così dolorosamente sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che quest'opera è mia. Figlia mia, sii diligente nel prendere nota di ogni frase che ti dico sulla mia misericordia, perché questo è per un gran numero di anime che ne approfitteranno. Durante l'adorazione il Signore mi ha fatto conoscere più a fondo ciò che riguarda quest'opera. Ho chiesto perdono al Signore per tutte le offese che il Suo cuore divino riceve nelle nostre case. 6 giugno 1937. Prima domenica del mese. Ho scelto questa giornata per il ritiro spirituale mensile.
lumi ricevuti nella meditazione del mattino. Qualsiasi cosa farai con me, o Gesù, io ti amerò sempre, poiché io sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui oppure mi mandi altrove. Io sono sempre tua. Mi sottometto con amore ai tuoi sapientissimi giudizi, o Dio. E la tua volontà, o Signore, è il mio cibo quotidiano. Tu che conosci i battiti del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, o mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo per te, o Gesù. Quando mi porterai nella tua casa? I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi prima degli altri hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi sulla mia misericordia per le anime sofferenti. Mi procurano una grande gioia le anime che si appellano alla mia misericordia. A queste anime concedo grazie più di quante ne chiedono. Anche se qualcuno è stato il più grande peccatore, non lo posso punire se esso si appella alla mia pietà, ma lo giustifico nella mia insondabile ed impenetrabile misericordia. Scrivi: prima che io venga come giudice giusto, spalanco la porta della mia misericordia. Chi non vuole passare attraverso la porta della misericordia deve passare attraverso la porta della mia giustizia. Una volta che avevo una pena nel cuore per un certo motivo e me ne lamentavo col Signore, Gesù rispose: «Figlia mia, perché dai tanta importanza agli insegnamenti e ai discorsi degli uomini? Voglio istruirti io stesso. Perciò dispongo le circostanze in modo che tu non possa essere presente a quelle conferenze. In un momento solo ti farò conoscere più di quanto gli altri riescano a fare, affaticandosi per molti anni». 20 giugno 1937. Siamo maggiormente simili a Dio quando perdoniamo al prossimo. Dio è amore, bontà e misericordia. Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti. Il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la sorgente della mia misericordia per le anime, altrimenti la sconfesserò.